storia di Castelli ci fa tornare indietro di oltre 130 anni. Parla di Giro d'Italia, Tour de France, dello Scorpione e perché l'azienda abbia preso questo nome. Tutto cominciò nel 1876, quando un sarto di nome Vittore Gianni aprì una piccola bottega a Milano. Gianni confezionava a mano vestiti per gli uomini d'affari del posto, per il corpo di ballo milanese e per il Milan, la nota squadra di calcio. Stelle del ciclismo come Alfredo Binda, 5 volte vincitore del Giro d'Italia negli anni 20, era un suo fedele cliente. L'azienda fece una svolta nel 1935, quando un giovane di nome Armando Castelli si unì allo staff di Gianni. Castelli era brillante, sempre pieno di ispirazione e ambizioso, tanto da comprare l'azienda per la quale lavorava nel 1935. Egli mantenne la clientela elitaria che si era creato Vittore Gianni e più tardi, negli anni 40, incluse eroi del ciclismo come Gino Bartali e Fausto Coppi. Coppi, 5 volte vincitore del Giro e 2 volte vincitore del Tour, prese Castelli come suo sarto personale. Armando assicurò a Coppi un guardaroba ogni giorno aggiornato, quasi come quello di un divo. Mentre Vittore Gianni aveva fabbricato solo alcuni capi personalizzati per 4 decadi, Castelli espanse la produzione rifornendo vari team, un modo sia di fare affari che promozione. Negli anni a venire, stelle del ciclismo come Louison Bobet, Rick Van Looy e Jacques Anquetil indossarono Castelli, naturalmente allora non marchiato. Leggenda narra che Anquetil fosse il primo ad indossare una maglia di seta fatta da Armando. Nel 1948 nacque Maurizio, figlio di Armando, e fin dalla tenera età fu catturato dal mondo del ciclismo e dalla manifattura di abbigliamento sportivo. Quando non si allenava sulle bici, poiché Maurizio prima di infortunarsi l'anca era uno juniores molto promettente, Maurizio imparò la professione da suo padre, sviluppando il pallino sia per l'eccellenza che per la cura nei dettagli. Sfortunatamente, padre e figlio non andarono a lungo d'accordo. I modi più tradizionalistici del padre si scontrarono con la spiccata creatività del figlio. Nel 1974, Maurizio si mise in proprio, dando vita alla sua azienda che chiamò Castelli, scegliendo per emblema uno scorpione. Presto ebbe l'intuizione che la licra, un rivoluzionario materiale elastico, a quel tempo usato dagli sciatori, sarebbe stato ideale anche per i calzoncini da ciclismo. L'idea fu vincente. Era il 1977 e i ciclisti facevano la fila fuori della fabbrica di Milano per comprare il rivoluzionario calzoncino. Ispirato dal successo del calzoncino di licra, Maurizio continuò ad applicare le sue uniche competenze nel ciclismo e accessori. Per 3 decadi Castelli creò quello che verrà definito l'abbigliamento moderno del ciclismo. Eddy Merckx vestì una versione rifinita del body Castelli quando fece il record dell'ora. Bernard Hinault indossò una maglia antivento Castelli mentre vinceva la classica di Flèche Wallonne. Maurizio fu il pioniere della tintura sublimazione, che permette di avere colori, loghi e grafiche su un tessuto tecnico. Il ciclismo e gli sponsor erano completamente cambiati. È il 9 novembre 1979 e Castelli viene premiato con il Discobolo d'Oro, il prestigioso premio del Corriere dello Sport. La lettera di accompagnamento dice: Castelli ha, in un'ottica futuristica, rivoluzionato l'abbigliamento da ciclismo. Maurizio ha inoltre sempre dimostrato una spiccata attenzione per farsi promozione. Nell'81 al Giro vestì i suoi ciclisti con calzoncini di licra turchese. Allora erano permessi solo calzoncini neri. I corridori si presentarono alla linea di partenza creando un'inaspettata esplosione di colore. Dovettero quindi togliersi i calzoncini. I media seguirono il fatto e per Castelli ci fu un'enorme risonanza pubblicitaria. La visibilità del marchio fu fortissima. C'era poco da dire. Maurizio aveva senza ombra di dubbio un talento innato nel fare autopromozioni. Nel 1995 la vita di Maurizio si interruppe improvvisamente a 47 anni a causa di un arresto cardiaco mentre in bicicletta percorreva la salita di Cipressa, tratto leggendario della Milano-Sanremo. Fu difficile superare il contributo che Maurizio diede al ciclismo. La sua filosofia era combinare la tecnologia più avanzata con stile e design. Tuttavia la forza di continuare c'era ancora. Nel 1996 ad Atlanta
sarà proprio Castelli che vestirà Paola Pezzo, oro olimpico nella mountain bike. Paola Pezzo viene ricordata nel 96 non solo per il suo talento ciclistico, ma per la generosa scollatura che esibì involontariamente, causa al caldo torrido che le impose di tirarsi giù così tanto la zippa. Proprio per non voler essere più etichettata come una pin-up, ma come una sportiva, chiese un body con la zip sulla schiena per i mondiali successivi. Castelli fu il primo marchio a intraprendere la strada di una collezione interamente da donna per il ciclismo. Paola Pezzo vincerà ancora le Olimpiadi, 4 anni più tardi a Sydney. Sempre nel 96 ricordiamo un'altra vittoria, quella del team italiano su pista. La nazionale maschile italiana da ciclismo indossava un rivoluzionario body Castelli molto aerodinamico. È il 1997 e Castelli rivoluziona il fondello da ciclismo, dando vita a Progetto Y. Si tratta di un cambio radicale. I fondelli avevano una forma poco ergonomica e non davano il comfort che Castelli, con Progetto Y, riesce a garantire al ciclista. Il 1999 segna il ritorno al ciclismo professionistico che Castelli fa prendendo con sé la Once. Corridori come Jalabert, Sastre e Perron vestiranno Castelli. E così, in questo decennio si susseguiranno più squadre rifornite da Castelli, come Bresciala, Roslotto e Refin Ceramiche, per passare poi a Sonior Duval e CSC Tiscali. La nuova svolta arriva quando lo Scorpione entra a far parte dei marchi che supportano il Cervelo Test Team. Si tratta di una squadra di professionisti che sono lì per testare l'equipaggiamento più avanzato nel ciclismo, dal telaio, alla meccanica, all'abbigliamento. Sastre, Ushod, Hausler sono solo nomi dei grandi corridori che vi facevano parte. Non era un team che vinceva le gare solo per mettere in mostra gli sponsor alle televisioni o alla stampa. Il concetto era testare il prodotto per sviluppare un equipaggiamento alla perfezione. Un ritorno all'ideologia di Maurizio, sempre spinto dal voler raggiungere l'eccellenza. Ad oggi nulla è cambiato. Ogni giorno ci imponiamo di creare l'abbigliamento da ciclismo di domani. Castelli è sempre stata all'avanguardia e sempre attenta ad ogni innovazione da quando il calzoncino di lana è diventato obsoleto.